Ciao amici del Tempio, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio illustrare la parata particolare di Mawashuke. Non solo parata, seguitemi. Tecnica Mawashuke. Nel mio ultimo viaggio che ho fatto ad Okinawa ho avuto un approccio interessante a questa tecnica. Nel mondo Shotokan Mawashuke si inizia a studiare quando si è un po' più su di grado, si inizia per esempio col Basai Sho, Kata Unsu, e viene fatto in un certo tipo. Andando a Okinawa e studiando il Konan Ryu con Yogi Sensei insieme al mio maestro Alessandro Arangio della Ryubukan Academy di Okinawa, ho approfondito molto questo modo di parare. E adesso ve lo illustro. Studiando con il maestro Yogi Sensei ad Okinawa, al Budokan di Okinawa, nello stile Konan Ryu, praticamente la partenza è il caricamento in questa maniera del Mawashuke. Differentemente da altri stili, parte già da questa parte qua, che come vedete potrebbe essere anche giustamente una parata, quindi Jodan, Chudan o Gedan, l'azzeramento sono due parate. Il braccio stende su a 45 gradi, questo sta in guardia e mi gestisce la parte alta e la parte bassa, Chudan, Gedan, il resto del corpo. La parte alta a 45 gradi con le punte delle dita colpisce gli occhi, ok? Quindi para un braccio, nello stesso tempo attacca, quindi la parata non è solo parata ma è anche attacco, quindi attacca in alto gli occhi, agguanta il polso dell'avversario, torna dietro, caricamento e contrattacco della tecnica. Quindi nella parata c'è già un attacco, questo gestisce il resto del corpo, caricamento e doppio attacco così. Chiaramente a Okinawa hanno le dita molto condizionate, il vero attacco con Ryu sarebbe la nocca del pollice, con le mani messe così, però nulla vieta a farlo con i palmi, con i pugni o addirittura con il nukite e le dita, ok? Quindi la tecnica parte da zero, che è così, va su, va giù e fa il contrattacco. Okay, a 45 gradi così, attacco spalla, attacco anca e contrattacca, e potrebbe attaccare con qualsiasi tecnica, ok? Addirittura anche Hiraken, ok? Esistono delle varianti del Mawashuke, di mezzo Mawashuke, che sarebbe Wauke, dove la partenza è sempre la solita, la stessa tecnica, soltanto che le mani non vanno a caricamento come ho detto ora, ma chiaramente vanno su la presa del braccio, quindi arriva un attacco, parata sempre solita base, la base sempre la solita, e dopo c'è la presa che afferra, quindi delle dita, ci vogliono delle dita molto condizionate che afferrano e stringono bene il braccio dell'avversario, quindi wa uke. Un'altra versione di wa uke è sempre mezza, come così, ok? Quindi c'è sempre la solita parata ampia che poi tocca il braccio con una mano sola, o se no può trovare, come ho detto, con due mani. Questo tipo di parata qui si avvicina molto all'applicazione del Basai Sho nel kata Shotokan, stile Shotokan, dove però alla fine del kata la mano viene messa così. Secondo me falsa un po' la realtà dell'applicazione, perché le mani sarebbe un Wauke con le mani in questo modo, mentre nello stile Shotokan vengono messe dritte, secondo me per un discorso solo visivo, quindi d'estetica, perché la vera tecnica del Wauke sarebbe con la presa con le mani d'artiglio. Si trovano anche altri tipi di Mawashuke, per esempio nel kata Unsu, dove viene fatto un pochino lo stile Shotokan, un pochino più corto, un pochino più tagliato, quindi un movimento molto corto. Poi si può trovare per esempio in altri stili più meno ortodossi, come il Konan Ryu, per esempio nel Wachi Ryu, nel vero Wachi Ryu, dove il braccio non si estende tanto così, viene un pochino più corto, e l'altra mano invece di rimanere in guardia va all'interno dell'altro braccio, quindi questi movimenti un pochino diversi, differenti. Nel Konan Ryu, quello che ho studiato io a Okinawa, il braccio è molto steso e questo è il caricamento. Questa è una caratteristica del Konan Ryu che ho studiato con Yogi Sensei. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine del video. Spero che in questo video io sia stato chiaro e vi abbia bene chiarito le idee e differenze di Mawashuke in diversi stili di karate, a cosa serve, a cosa non serve. Comunque spero vi sia piaciuto. Lasciate i vostri commenti positivi e sempre costruttivi, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram, TikTok. Vi lascio il link in descrizione e al prossimo video. Ciao dal Tempio!